casa vi vedo felici, contenti perché inizia anche quest'oggi Italians Do It Better. Guarda, guarda di qua, guarda di qua, guarda di qua. Ah, che possiamo fare la ola adesso, però? Sì, vai. Uy. Poi con Olly vuoi non fare la ola? Bene. No, sì, era veramente brutta. Niente. Noi ci siamo già visti qua, Italians Do It Better, ma ci sono delle belle novità. Sì. Ci sono delle belle novità perché finalmente dopo 200.000 anni con i Fire abbiamo fatto un disco nuovo, perché noi siamo un po' come i Pink Floyd, un disco ogni 7 anni, noi invece ogni 3. Beh, vabbè, insomma, però hai citato i Pink Floyd, magari porterà bene la cosa. Facciamo così, prima di andare proprio a scoprire questo nuovo disco, questo nuovo lavoro, partiamo proprio con il singolo. Yes, e indovinate chi ha cantato? Olly. No, tu. No, anch'io, sì, ci sono anch'io, incredibile, magia. Vediamo il video, Follow Me. Primo video della giornata, Follow Me, nuovo singolo dei The Fire. Yes. E senti Alteria, come mai hai deciso di fare questa collaborazione? Niente, mi facevo la domanda da sola. No, vai, racconta, ma racconta rispondi, un po'. Rispondi. E non lo so, Olly me l'ha chiesto, e siccome secondo me è uno dei cantanti più bravi che c'è ci sono in Italia, come Rockers, ho accettato. Figo, bello. Però devi parlare tu. Parlami di questo nuovo disco. Allora, no, aspetta, vorrei proprio chiudere questa cosa di Alteria featuring. Tu lo sai che noi in realtà i featuring non li facciamo mai. E c'è un motivo. No, non lo sapevo. Perché sono abbastanza schifosamente geloso delle mie cose, delle mie canzoni, così. Quindi solitamente nei miei pezzi non invito nessuno, ma non per mancanza di stima per altre persone, ma per, sai, gelosia. Certo, ma è anche giusto. E invece Follow Me, quando l'ho finita, c'ho... Qua ci vuole Alteria. Ah, è proprio, mi chiamava il pezzo. Beh, è stata una gran figata, girare anche il video è stato molto divertente. L'idea quale voleva essere di questo Follow Me, seguimi, nel video cosa avete cercato di creare? Allora, siccome il testo parla di una realtà virtuale, che poi è quella di Zook. Scusami? Zook. Ah, Zook. Che è diventata un po' l'emblema di quello che sta succedendo adesso in tutto, cioè i rapporti con le persone estremizzati. Io ho pensato, se tutti questi miei 8.000, 10.000, 20.000 amici che ho in internet li metto tutti in una stanza, cosa succede? Esatto. O mi ammazzano o ammazzo io qualcuno, perché è fisso che non puoi andare d'accordo con 8.000 persone. Questa era un po' l'idea del testo della canzone. Abbiamo cercato di crearlo in minimissima parte nel video con personaggi che erano in questo negozio di bassi e di chitarre del Bassline di Milano, che sono stati veramente dei grandissimi a lasciarci lo spazio. E abbiamo inserito un po' di musicisti per caso che erano lì nel negozio, e in realtà invece erano tutti amici che arrivano da realtà musicali diverse. Però non siamo assolutamente arrivati a far capire quello che volevamo, però è stato molto divertente. No, perché essere dici così? Già sai che non sei capito, sì, quello, sicuro, che volevate dire. Sì, dai. Vabbè, però in realtà il singolo, te lo dico, perché so che tu vivi fuori dal mondo, fuori da internet, fuori dalle radio, sta andando bene, sta piacendo molto, quindi magari quella roba dei Pink Floyd. Ecco. Vabbè, tocca ai Maroni. No, in realtà sono i Motored che portano fortuna, non i Pink Floyd. Grandi Motored. Qui non possiamo vederli perché si passano solo video italiani. Sì, sì, che si possono vedere. Sì, la prossimo video, poi torniamo qui in studio con i The Fire. Yes. Secondo video italianissimo in studio con Olly dei The Fire. Allora, abbiamo iniziato a scartabellare il singolo, però a questo punto siamo curiosi di conoscere il disco. Il disco è già pronto? Esce? Ha un nome? Esiste? Il disco è pronto. Si chiama Supernova, che è stato un parto, come ti dicevo prima, perché 3 anni non sembra, ma sono un bel periodo di tempo, perché poi incominci a amarlo, odiarlo, lo smonti, lo rismonti. Poi io personalmente sono un po' maniaco e quindi divento un po' che inizio a odiarlo, mi fa schifo, è la cosa più brutta che ho fatto, poi diventa la cosa più figa che ho fatto. E diventa un rapporto tra me e lui, non è più neanche una cosa di band, perché poi onestamente io scrivo quasi tutto al 90%, quindi è proprio roba mia. È, no? Figlio tuo. Sì, è solo che poi quando prende delle pieghe e delle forme, delle ombre che magari mi piacciono o non mi piacciono, le persone lo capiranno, comincio a farmi il trip. Se il disco è per le persone o per me, mi faccio delle cose...
delle cose senza drogarmi, tra l'altro. Ascolta, dopo anni e anni di onorata carriera, penso che lo step, il passaggio mentale, lo faccio per me, lo faccio per la gente, secondo me l'hai superato. Lo fai per te adesso? Sì, sì. Dai, dici la verità. 90% lo fai per te, però poi quando scrivi... Cioè, per forza sei lì che pensi a... non tanto al giudizio, ma proprio se gli vorranno bene anche loro. Perché io il disco lo vivo così, non lo vivo a canzoni. Sono rimasto un po' romantico negli anni 70. Cioè, quello che compra il disco e ogni momento del disco fa parte del disco. Non è che c'è il singolo e il resto lo butto nel cesso. Certo, come si fa un po' adesso, che tanto, insomma, se sei interessato al singolo, il resto del disco un po' te ne freghi. Invece il disco ha i suoi momenti di apertura, di chiusura, scuro, chiaro, devi un po' amarlo così. Qual è il pezzo preferito di questo disco, che ancora non abbiamo avuto occasione di ascoltare, però la canzone a cui sei più legato, che tipo di atmosfera ha? Si chiama See You Next Time e parla di quella situazione che mi capita spesso, o che capita spesso sicuramente anche a te, di persone come me e te che girano tanto e che hanno un sacco di amicizie in giro per l'Europa, l'Italia, quello che è, però non sono amicizie che uno porta avanti via mail o via telefono tutti i giorni come un'amicizia di città, certo. No? E quindi è quella cosa figa che si forma quando tu crei quel momento bello che poi magari rincontri dopo 6 mesi. E non è che te lo porti a casa come un bel ricordo e non tutte le sere sì, al bar. Sì, 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 sì. E See You Next Time è un po' quella cosa lì. Ed è un'idea di testo che mi prendeva bene, anche perché quella musica era veramente geniale. Poi Marta, che è la ragazza che fa con me le canzoni dei The Marta Fire. Marta Innocenti, esatto, che salutiamo. Che so che ha anche collaborato con te o che collaborerà con te. Chi può dirlo, chi può dirlo? Vedremo, vedremo. E niente, lei mi legge dentro e capisce la mia fiammella dove deve andare e ci fa il suo fuoco. Questo aspetto è molto interessante. I testi di Olly e la collaborazione con una terza persona, con una seconda persona, sì, esterna, che ti aiuta a tirar fuori i tuoi sentimenti. E ne parliamo dopo il prossimo video. E siamo rimasti nel magico mondo dei testi, che per un cantante sono un qualcosa di fondamentale. Sì. I The Fire scrivono in inglese, tu scrivi in inglese, coaudiovato. Coaudiovato. Dall'amica Marta. Yes. Effettivamente è difficile da comprendere. Tu gli dici, guarda, ho un'idea, ho un... Sì, no, in realtà parte in una maniera più... Non voglio dire concettuale perché è una parola un po' grossa. No, dillo, però dillo, concettuale. Nel senso che io faccio delle canzoni che poi partono con quello che io chiamo Wacciaganna o Fake English. Che bello, bellissimo. Mi canti Follow Me in Wacciaganna? Com'è nata? Non ho idea. Forse era Weather Is, forse quella roba lì un po'. Che figata. E devi sapere che il marito di Marta poi tra l'altro si affeziona talmente tanto ai Fake English che quando poi esce quella vera dice, oh no, io voglio quella vecchia. Aspetta che vi spieghiamo, cioè nel momento in cui tu scrivi il testo, la melodia di una canzone, sei esatto, italiano e magari non hai l'immediatezza di tradurre in parole inglesi, la canzone nasce come Where's that a station? You mess a highway. Esatto. E quindi... poi ci metti delle parole vere, però ci serve un maghetto che riesce a coprire tutte le tue chiusure con le lettere che hai messo nel famoso fake English, quindi Waters, diventa. E devi trovare qualcosa che finisce in RS. E lo so che sembra stupido, però lei riesce a mettere sia tutte le assonanze del mio fake English, non perdendo il romanticismo caso. No, ti dirò di più, lei magari da chiacchierate mie personali di problemi, cose di entusiasmo, dal positivo al negativo, ma dalle cose più normali, come See You Next Time, la mia canzone preferita, quella che ti dicevo prima, era un rapporto, era una telefonata dove ci dicevamo, cazzo, è brutto che loro stanno a Imola, noi stiamo a Milano, quindi vederci quella volta ogni tanto è brutto, però è anche bello perché poi quando ti ribecchi è festa al trip, certo, no? Certo. E questa sensazione non l'ha mai spiegata a nessuno, sembra una stupidata, in realtà è una cosa figa da vedere, no? E lei è stata capace di... È riuscita a prendere questa nostra conversazione e sentire che in quella canzone che avevo scritto c'era questo tipo di pathos che non era né troppo smieloso, quindi romantico, e né troppo, non so, rock. È riuscita a trovare un giusto compromesso. Sì, esatto, un compromesso, e ci è riuscita a mettere le parole giuste con le assonanze giuste, cioè è proprio un mago. Senti, 3 secondi di tempo, domanda difficile, frase più bella del disco?
Non lo so, dai, come non lo sai? In 3 secondi non lo so. Vabbè, pensaci, video, poi sentiamo la risposta. Vai. No, secondo me su Follow Me è Together But Alone. Ah, cioè, sei rimasto sul singolo, maledetto. Sì. Vabbè, almeno ti coinvolge. Che è un po' il discorso che siamo tutti insieme su internet, ma in realtà siamo a casa da soli. E quindi è una cosa un po' triste da vedere. Però una visione in un testo diventa una frase molto forte. È un'immagine molto forte. Quindi voi siete a casa da soli, però in realtà siete insieme a noi. Se volete stare ancora insieme a noi, vi aspettiamo qui al prossimo appuntamento insieme a Holly, The Fire at Italians Do It Better. Ciao!